Alterra Umbra di Terni per la 16ª giornata del girone C di seconda categoria Umbra, sotto la direzione del signor Zamir, scendono in campo Accademia Calcio e Allerona. I padroni di casa si rendono subito pericolosi al quarto con un tiro che sfiora la traversa. Hailai al sesto si invola in aria mandando la palla sul fondo. Al dodicesimo gli ospiti rischiano grosso andando a deviare verso il proprio portiere la palla. Accademici ancora pericolosi quando al quindicesimo da fuori area colpiscono la traversa con la palla che ritorna in gioco. Bassetti al ventiquattresimo di testa manda al lato alla destra dei Lunardi. I padroni di casa continuano ad attaccare, tenendo sempre sotto assedio l'area avversaria. Rossa al 34esimo sfiora la traversa mandando la palla sul fondo. Zaganelli al 44esimo cade in aria dopo essersi scontrato con Perello in uscita. Per Zamir è tutto regolare, lasciando continuare il gioco. Al ritorno in campo dopo la pausa, i padroni di casa sfiorano subito il gol al quinto con Vaccaro solo davanti a Lunardi che si fa penalizzare tirandogli addosso la palla. Vaccaro al settimo si fa trovare al posto giusto, al momento giusto per infilare la palla e rimettere 1-0 all'Accademia Calcio sull'Allerona. Pissinicciuk al quindicesimo colpisce la traversa e sulla ribattuta sfiora il palo alla sinistra di Lunardi. Della Vecchia al 17esimo prova a mettere la palla in aria, ma nessuno dei suoi si fa trovare pronto per deviare la palla in porta. I padroni di casa prima al 18esimo colpiscono di nuovo un palo. Poi al 27esimo Agostini solo davanti al portiere colpisce male la palla mandandola sul fondo. Rossi al 33esimo lasciato solo dalla difesa avversaria infila la palla in rete per il 2-0 e l'Accademia Calcio sull'Allerona. Ospiti pericolosi al 39esimo con una bella punizione che costringe Perello ad allungarsi per respingere la palla. Scassini al 43esimo infila la palla in rete per il 3-0 all'Accademia Calcio sull'Allerona. Gli ospiti ci provano fino all'ultimo, ma la palla anche questa volta finisce sul fondo.